34 anni al suo primo romanzo, la Salernitana, Anna Rita, caro amico. Emma Lacqua è il titolo del suo libro per Saggesi Editori, presentato nell'Aula Magna del Liceo Alfano I a Salerno, insieme all'autrice, il giornalista Edoardo Scotti, docenti Gilda Ricci e Ugo Concilio. Beh, la scrittura è una passione che ho da sempre coltivato. Uno dei miei primi ricordi è verso la quarta elementare al computer in camera mia e facevo dei tentativi di scrivere delle storie, dei racconti gialli e poi dopo li stampavo e li facevo leggere a tutta la famiglia chiedendo se riuscissero a indovinare chi fosse il colpevole. Quindi sia la lettura che la scrittura mi hanno sempre accompagnata. E quello di scrivere questo romanzo è stata anche una urgenza di indagare un po' quelli che sono i rapporti familiari e il legame con le proprie radici. Maggio arrivò con il suo carico di compiti, letture, versioni. C'era l'esame di maturità a cui pensare, che incombeva come una spada di Damocle sulle vite di Agata e Giorgio. Si confondevano i pensieri sul futuro e quello che era stato il proprio passato scolastico. Una famiglia intera, dalla nonna alla nipote, che sembra abbiano la stessa sorte, senza spoilerare troppo il testo. Quattro donne della stessa famiglia, si parte con la nonna negli anni 50-60 qui a Salerno, si parla anche poi negli altri due capitoli delle due figlie di Agata, questa diciamo capostipite della famiglia, Alice e Allegra, e poi Allegra a sua volta avrà una figlia Anna, nipote quindi di Agata, e tutte e quattro queste donne sono legate da una sorta di maledizione scagliata contro il ramo femminile della loro famiglia nei primi anni del Novecento e quello che più mi interessava indagare all'interno del romanzo è se davvero le nostre vite possono essere predestinate, come nel loro caso, da una maledizione, oppure siamo noi gli autori del nostro destino e quindi diciamo ciò che ci tocca in sorte in realtà è frutto delle nostre libere scelte.